Arriva Gianni, dicono che porta una bionda e una bruna, quella bruna è color caffè, la bionda è bianca di luna. Cercano Gianni, dice dov'è, c'è chi l'ha visto in discoteca, era in un barrio di Santa Fe, era in un'isola greca. C'è una canzone che dice che quando sei re di denari è bene fare da re e senza falsi pudori. C'è una canzone che dice che chi comanda, comanda e non domanda qual è la marca delle mutande. Arriva Gianni, dicono che è una persona particolare, è un caso raro perché è un intellettuale e che comunica intorno a sé un'atmosfera speciale, l'intelligenza ed un chissà che di generazionale. Gianni piaceva perché non ha mai rassomigliato ai paludati lacché e ai sacerdoti di Stato, alla retorica che grondava dalle bandiere. Gianni cucina da sé e poi si versa da bere. Arriva Gianni, dicono che ha 48 fratelli, però era l'unico che sudava con i capelli. Arriva Gianni, dicono che io chiamava un lonto e che pagava per sé e non ha chiesto lo sconto. Tutto sommato mi pare che Gianni era un uomo normale, non era un genio del bene, non era un genio del male, era un antico mercante in mezzo a tanti somari e gli architetti rampanti, stilisti e pubblicitari. Era Venezia dei dogi, levantina trafficante che trafficava orologi, poltrone, vacche e diamanti. Era la prima generazione degli italiani del dopoguerra che tira allegri questa canzone, ti sia leggera la terra. Arriva Gianni!